Martedì 23 novembre, un buongiorno da Vedili insieme per i 30 minuti dedicati alla cronaca, ma il martedì i primi 15 sono dedicati agli amici di Alia, soprattutto del progetto Firenze Città Circolare. Tra pochissimo parleremo con i nostri ospiti di oggi. Intanto voglio come sempre salutare e augurare un buon lavoro a Luca Paradisi dall'altra parte del vetro, ma anche dall'altra parte dello schermo per chi ha deciso di seguirci in TV sul canale 841 del Digitale Terrestre. Chi ci segue in TV, grazie alla nostra app che ha scaricato sul proprio smartphone, dove avete l'opportunità di guardarci, ma anche di seguire ogni nostra singola trasmissione, ma anche interagire con noi sui nostri canali social, dove è partito già il sondaggio inerente al tema del GR del mattino. Si parlava di condomini, ci ritorneremo tra pochissimo, ricordando a tutti voi il 3925 727775, il servizio di SMS, WhatsApp, anche audio, oppure lo 055 572637, senza dimenticare che siamo sempre sotto indagine d'ascolto, e quindi se qualcuno di voi riceve una telefonata sul numero di casa o sul cellulare, intanto la prima domanda che vi faranno: avete degli amici o parenti che lavorano in radio? Voi no, anche se noi siamo amici no, assolutamente no, perché sennò non prendono in considerazione nemmeno la vostra intervista. E quindi dedicate un po' del vostro tempo a questa intervista, poi naturalmente quando vi elencheranno tutte le radio, se poi dite che insomma ascoltate Lady Radio, a noi la cosa, come sapete, come sempre, ci rende super super felici, perché siete voi poi a fare il successo di questa radio, la vostra radio. Tra l'altro, nell'ultima indagine l'avete decretata proprio la radio della città di Firenze, con ben 45.000 ascoltatori solo su Firenze provincia, 52.000 invece compreso Prato e Pistoia. E allora andiamo subito con gli amici di Alia. 10 minuti in Alia. Ambiente, economia circolare e tutte le novità sulla raccolta differenziata a Firenze, per essere insieme al centro del cambiamento. Saluto subito in studio qua con me Cosimo, uno dei ragazzi delle team, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Invece lo ringraziamo per essere in collegamento con noi, il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Firenze, Leonardo Calistri, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. Intanto benvenuto in trasmissione all'interno di questo nostro spazio, presidente. Grazie veramente, è sempre un momento importante. Riuscire in qualche modo a parlare, a dire quello che in consiglio comunale e con le nostre commissioni riusciamo a fare, molto il lavoro preparatorio, il lavoro di istruzione che in qualche modo mettiamo in campo, perché e questo sulla città, la città circolare, è veramente un grosso impegno anche per i consiglieri e anche per il consiglio comunale. Grazie veramente per l'invito. Ecco, presidente, entriamo proprio in merito al suo lavoro. Presidente della Commissione Ambientale del Comune di Firenze, quindi di che cosa si occupa in particolare? La Commissione Ambiente e Mobilità sono due grandi mondi, no? Che stanno insieme, insomma, ne stiamo parlando da tanto tempo. Fondamentalmente le commissioni sono quel luogo di approfondimento, insomma, e di preparazione per cercare di poter discutere in maniera sempre più precisa e con conoscenza più attenta delle varie situazioni, tra cui anche quella della Firenze Città Circolare. Abbiamo approfondito molto questo tema, che è un tema molto delicato, di trasformazione della città. Ecco, in commissione abbiamo sempre approfondito e cercato di studiare nei minimi particolari quello che questa città sta vivendo con questo nuovo sistema di raccolta, che ormai è partito da molti mesi e che pian pianino sta entrando a regime. Ecco, che la commissione serve per un momento di istruttoria e anche per cercare di approfondire temi vitali e importanti per la città stessa. Ecco, ma proprio da lei vorrei sapere come è stato accolto il progetto Firenze Città Circolare dai cittadini con cui ha avuto modo di parlare. Sappiamo, insomma, come ogni cambiamento comporta senza ombra di dubbio una fase di transizione, e non è sempre per tutti, insomma, semplice. Lo abbiamo visto anche tra i messaggi che sono arrivati. Insomma, che feedback ha avuto? Allora, i feedback sono stati positivi. Quando c'è un cambiamento c'è sempre qualche difficoltà, e credo che l'amministrazione da questo punto di vista sia stata molto attenta a quei territori, a quei luoghi, a quelle vie dove effettivamente le difficoltà erano maggiori. Però dal punto di vista, diciamo, della cittadinanza, ho trovato molta attenzione. È logico, che vuol dire
cambiare anche un pochettino le nostre abitudini, fare un percorso anche di cambiamento culturale da questo punto di vista, e per i nostri cittadini lo vogliono fare effettivamente, lo stanno facendo in maniera precisa, poi non si deve negare, c'è qualche problema specifico, no? E però l'amministrazione è sempre cercata in tutti i modi di intervenire, di cercare di risolverli i problemi, perché tutte le volte che si fa un passaggio, soprattutto epocale come questo, c'è la necessità di mettere un pochettino a puntino, no? Quello che potrebbe essere il sistema, il meccanismo, e credo che questo sarà sempre un fil rouge, cioè il fatto di continuare a cercare di migliorare e di calare in maniera specifica quello che è questa grande rivoluzione sul territorio fiorentino. Io credo che dal punto di vista dei nostri cittadini ci sia stata una grande voglia, perché io credo che c'è la necessità anche di riuscire a dare quel contributo personale per cercare di migliorare questo mondo anche dal punto di vista ambientale, come vediamo è sempre più in difficoltà, e credo che da questo punto di vista le nostre piccole azioni dei singoli cittadini possano dare un grande contributo a quelli che sono i famosi cambiamenti climatici. Da quell'altra parte spetta all'amministrazione dare in qualche modo un progetto e cercare di riuscire intorno a questo progetto a trovare più alleanze possibili, l'alleanza con i cittadini è un'alleanza che è necessaria per cercare di riuscire ad arrivare fino in fondo a questo cambiamento, ecco. Anche perché insomma un margine di errore c'è sempre, siamo umani, quindi insomma come è una novità per i cittadini è una novità anche un conto è sulla carta, poi metterlo in campo, e quindi ecco perché chiediamo sempre un po' di pazientare, insomma anche di essere clementi, perché è un momento di assestamento per tutti, per i cittadini che devono cambiare, quando c'è un cambiamento senz'altro insomma cambia le abitudini, cioè un momento di transizione, questo va detto, e quindi si possono mettere in campo anche quelli che possono essere gli errori per poi non rifarli, insomma l'esperienza. E senta, dopo l'avvio del porta a porta, perché insomma siamo adesso alla fase 2 che prevede anche nuovi cassonetti sul territorio, la cui apertura è possibile soltanto con questa chiavetta lei pass, quali sono anche le altre novità? Allora, bisogna dire prima di tutto che con il porta a porta abbiamo fatto un grande salto per quanto riguarda la raccolta differenziata, perché mi preme sempre ricordare che il servizio che Aria dà, che il gestore dà, è un servizio diciamo così generale, mai puntuale, no? Da questo punto di vista. E allora noi dobbiamo avere il progetto intero. E cosa è successo in questo progetto? Siamo partiti con la raccolta porta a porta, ha dato un risultato importante fino ad arrivare fino all'80%, perché abbiamo necessità di far raggiungere diciamo i nostri prodotti in maniera differenziata, in maniera corretta, cosa che non succedeva con le altre tipologie di raccolta. Infatti la città di Firenze è stata intorno a un 54%, invece come si diceva prima si riesce ad arrivare fino all'80%. La seconda fase, quella diciamo sì, che segue quella della raccolta porta a porta, e poi si dice che ha un grande impatto, ma riguarda soltanto circa un 10% delle utenze, il resto andrà tutto con i cassonetti intelligenti. Perché cosa c'è questa necessità? Di riuscire a tracciare e di sapere come i nostri cittadini riescono a conferire anche i prodotti all'interno diciamo così, dei nostri sistemi. Per questo allora abbiamo necessità di aprire in maniera con una chiavetta, si chiamerà e passa una chiavetta elettronica, avvicinandosi a questi cassonetti ci sarà direttamente l'apertura del cassonetto e noi possiamo in qualche modo conferire i nostri rifiuti. In questo modo noi cerchiamo di aumentare ancora in maniera più importante la raccolta differenziata. Allora non si può partire tutto nello stesso momento sulla città di Firenze, perché come si diceva prima c'è necessità di rodare, no? di partire e di vedere come poi si riesce anche a calare nella realtà, come diceva prima lei, c'è differenza, no? Tra quello che poi si scrive a tavolino e quello che poi si riesce a realizzare. Per questo siamo partiti si partirà ora con la consegna delle chiavette nella zona delle cure della Faventina, poi andremo avanti e continueremo in qualche modo nella zona della Fortezza, di Milton, il Tempio, insomma, per cercare di aumentare questa modalità di raccolta intelligente, ci dovrebbe permettere di avere solamente una città più pulita, però una città che riesce a differenziare meglio, che è quello che in questo momento interessa, per riuscire anche a rispondere a quelle che sono le richieste europee della raccolta differenziata.
Guardi, proprio ieri nel GR del mattino abbiamo affrontato il tema che riguardava Firenze, come farla diventare più bella, come renderla più bella. C'era la storia di Daniele, un nostro ascoltatore, che ha iniziato a piantare iris nelle aiole. E molti degli ascoltatori, quando abbiamo chiesto, ma secondo voi bisogna ancora renderla più bella Firenze? E molti lamentavano proprio della spazzatura, che spesso non viene conferita bene, quindi viene lasciata fuori dai cassonetti, e questo non dà un'immagine decorosa della nostra città, e quindi ci vuole veramente il senso civico prima di tutto, Presidente. Perfetto, è vero, è proprio questo. Noi come amministratori dobbiamo mettercela tutta, però come dicevo prima, se questa alleanza non si stringe forte con, diciamo, su quelli che sono gli utenti, andiamo da poche parti. E da questo punto di vista noi abbiamo un progetto interessante, mettiamo forza, mettiamo risorse, mettiamo anche, diciamo, sì, visione. Poi da quell'altra parte c'è la necessità che tutti i cittadini, tutti, dico tutti, in qualche modo si impegnino ancora di più, riescono in qualche modo a rendere questa città sicuramente più pulita. E questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare. C'è proprio un cambiamento culturale da fare, per questo i nostri cittadini hanno accettato anche volentieri questo, diciamo, nuovo progetto. Il percorso è appena iniziato, sono percorsi culturali lunghi, però io credo che dai primi risultati abbiamo imboccato la strada giusta. Grazie, grazie davvero al Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Firenze, Leonardo Calistri, per essere stato nostro ospite alle di radio questa mattina. Buon lavoro, Presidente. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Vado invece dal nostro Cosimo delle Team, è impegnato in questi giorni, ricordiamolo, le Team nella campagna proprio informativa sulle pass, su questa chiavetta. Come sono andati gli incontri con i cittadini? Quali sono anche le prime impressioni su questo nuovo strumento, Cosimo? Ma devo dire, prime impressioni molto positive. Inoltre i cittadini sembrano anche preparati su quella che è questa nuova modalità, che alla fine in realtà nei fatti è abbastanza semplice, perché appunto si tratta di avvicinare questa chiavetta al cassonetto in modo che poi questo si possa aprire per conferire rifiuti. Ora ci sono delle postazioni che sono formate da 5 cassonetti, uno per ogni tipo di raccolta, tutti con la chiavetta, eccezione fatta per quello del vetro, dove si può lasciare liberamente, si può conferire liberamente il vetro. Sono cassonetti di diverso colore, sono assolutamente un colore diverso, individuabili, insomma. Sì, poi c'è scritto sopra ovviamente di cosa si tratta. E volevo ricordare che l'E-Pass viene consegnato da dipendenti di Alia a casa, che non sono assolutamente autorizzati a chiedere denaro per nessun motivo, quindi se qualcuno vi chiede dei soldi, quello non è Alia. Inoltre, chi non verrà trovato a casa può andare a ritirare la chiavetta presso gli infopoint di Alia, quello di quartiere, oppure presso, diciamo, quello in via Bibiena, che è aperto tutti i giorni. Ecco, invece, quali sono i vostri prossimi appuntamenti, gli appuntamenti dell'A-Team, Cosimo? Noi siamo sempre a giro, pronti a incontrare i cittadini, quindi giovedì saremo al mercato in Piazza dei Cionfi, curiosando al mercatino, mentre sabato parteciperemo all'attività dell'associazione Restarters, che si occupa di insegnare ai cittadini, diciamo, come gestire e dare nuova vita ai propri dispositivi e oggetti elettronici. Inoltre, nelle prossime settimane abbiamo in mente nuovi appuntamenti che i cittadini potranno visualizzare sul nostro sito di Firenze Città Circolare, www.firenzecittacircolare.it, per restare, diciamo, sintonizzati. E allora andiamo invece a conoscere quelle che sono le domande WhatsApp che sono arrivate martedì scorso al 3925727775. Massimo dice: perché una nota catena di fast food, quando butta la nettezza, non differenzia? In realtà gli esercizi commerciali hanno l'obbligo di differenziare anche loro, quindi, diciamo, pensando bene, può darsi che quello che è stato visto sia stato sbagliato e che quindi magari uno si sia fatto un'idea sbagliata. Se così non fosse, comunque è una questione che sicuramente riguarderà gli ispettori e i controlli di Alia, che faranno in modo che chiunque rispetti, ma ricordiamo, anche gli esercizi commerciali, come l'utente singolo, cittadino, privato, ha l'obbligo di differenziare. Poi avevamo un WhatsApp audio che diceva così, quindi andiamo con la trascrizione audio. Buongiorno, sono Massimo, abito in via Bolognese al Cionfo. Volevo segnalarvi una piccola criticità. Siamo tutti molto contenti della raccolta porta a porta. Il problema è che quando c'è la raccolta della plastica e c'è vento, che ci sono solo i sacchetti, l'altro giorno c'era un vento tremendo e ho dovuto più volte uscire perché sia il mio sacchetto che quello del mio vicino erano in mezzo di strada e può comportare dei grossi problemi anche ad un motorino, insomma, e quindi causare anche eventuali incidenti. E naturalmente noi abbiamo girato la segnalazione ad Alia Servizi Ambientali, che ci dice? No, la scelta del sacchetto è dettata appunto dal fatto che, diciamo, la raccolta degli imballaggi è purtroppo fra quella più ingombrante, quindi c'è bisogno di un sacchetto
grande, capiente, flessibile, che possa contenere al meglio questo tipo di raccolta. Il consiglio che io posso dare è quello magari di, se c'è un cancello, qualcosa, cercare di legarlo, oppure se si tratta di un condominio dove magari abbiamo ravvicinati più sacchetti, 2 o 3 sacchetti, comunque cercare magari di unirli insieme con dello scotch, in modo comunque da aumentare la massa e fare in modo che questo, diciamo, il vento permetta meno di volare via. Martina, si può sapere la differenza tra il biodegradabile e compostabile? Sì, cerco di farla abbastanza breve. Compostabile, diciamo, è un qualunque prodotto che si degrada completamente e nel giro di 3 mesi diventa appunto compost. Biodegradabile invece è un prodotto che va incontro a dei cambiamenti, dei processi chimico-fisici che, diciamo, nel giro di massimo 9 mesi lo decompongono e portano alla formazione di biossido di carbonio, biomassa e acqua. Aldo ci scrive: sacchetti di Mater B sono, sì, biodegradabili? Si buttano quindi nel residuo dell'organico? Beh, sì, sono biodegradabili, si buttano nel residuo dell'organico se sono rotti, altrimenti possono essere appunto degli ottimi sacchetti per la raccolta dell'organico. Grazie a Cosimo delle Team, grazie per essere stato con noi. Gli amici di Alia torneranno puntualissimi martedì prossimo.